Ah, così, proprio. No, io l'avevo fatto in modo che avessero uno sfondo per non lasciare quella porta lì che era un po' brutta. Allora, buongiorno, benvenuti a tutti, grazie della vostra presenza e come sempre attenzione alle notizie della vita della Chiesa, ma come vedrete sono notizie anche che riguardano la vita sociale. Io sono molto orgoglioso di questo tema di oggi, no? Di presentarvi dei ragazzi che hanno messo in moto la loro creatività e si sono scommessi, per così dire, poi loro ci racconteranno. Non so se il direttore dell'Arborense, dottor Manone, si vuole guidare un po' la. Sì, anche da parte mia, insomma, il grazie c'è sempre. Come vi ho detto altre volte, non è mai scontato perché è importante per noi. Adesso parlo più dal direttore dell'ufficio comunicazioni sociali che è dell'Arborense, perché se fosse dell'Arborense sarei da quella parte lì, ecco. Però è importante per noi dare voce ai messaggi della Chiesa Diocesana, a promuovere le iniziative. E quella di questa mattina è proprio un'iniziativa della Chiesa Diocesana, anche se inserita in un progetto nazionale, che ha come nome Policoro, che è diffusa in tutto il territorio nazionale, ma poi declinata nelle singole diocesi. La nostra diocesi nell'ultimo triennio ha avuto come animatore Daniel Meloni, che è lui. Che andrà a concludere adesso con questo mese, insomma, con questo anno, il suo percorso triennale, ci darà la possibilità di capire qual è stato il percorso di questi 3 anni. Come diceva Padre Roberto, per noi è molto importante questa iniziativa, perché io ricordo quando ci siamo visti qui per la presentazione della lettera pastorale dell'Arcivescovo alle sue comunità. Uno dei temi che è venuto fuori era proprio quello del mondo giovanile. Ricordo, insomma, che qualcuno dei giornalisti presenti aveva sottolineato un po' le fatiche della Chiesa nel coinvolgimento dei giovani, qualche iniziativa di speranza in qualche parrocchia. Ecco, questa del progetto Policoro è un gesto concreto, sentiremo questa parola stamattina, di attenzione, di accompagnamento, di coinvolgimento dei giovani. Si tratta proprio di un'azione concreta che si può toccare con mano di accompagnamento dei giovani nel mondo del lavoro. Tocca trasversalmente 3 uffici, che sono quello della pastorale giovanile, della pastorale sociale e della Caritas diocesana. Don Matteo Ortu è responsabile per la pastorale giovanile, aiutato da Don Enrico, che è invece responsabile per la pastorale vocazionale. Sono 2 uffici che lavorano con i giovani per i giovani. Non ci sono Don Roberto, Monsignor Roberto Caria, che è responsabile invece per l'ufficio diocesano per la pastorale sociale, la signora Giovanna Lai della Caritas. Però ecco, questi ambiti sono quelli che hanno sostenuto Daniel nella sua animazione del progetto Policoro. Faremo così anche per avere un po' più chiaro il significato e il senso di stamattina. Diamo a Don Matteo la possibilità di spiegarci che cosa è Progetto Policoro, mentre Daniel ci darà la possibilità di capire quali erano questi gesti concreti da perseguire. Invece poi vedremo, come stava accennando Padre Roberto, questo progetto ha dato vita a 3 imprese giovanili, che poi sono state anche ammesse, ufficiosamente possiamo dirlo perché ancora non si è chiusa la pratica, ma a un bando nazionale della Caritas italiana, che sono state ammesse, quindi beneficiarie di un contributo, per cui presenteremo le 3 singole imprese. Poi Padre Roberto sa, ecco la signora Giovanna. Giovanna Lai, La presidente della direttrice Caritas. della Caritas. Poi è Padre Roberto, insomma, Buongiorno. Padre Roberto è padrone di casa, per cui libero sempre di
integrare, intervenire gli interventi, ma lasciamo a lui poi la conclusione per anche chiedervi insomma, di lanciare quello che è il messaggio della Chiesa diocesana all'interno di questo progetto. Quindi iniziamo con Don Matteo e poi insomma via con gli altri. Allora, buongiorno a tutti, come ci ha accennato il signor Arcivescovo e come ha spiegato Mauro, ci troviamo qui davvero per parlare del progetto Pulicoro. Il progetto Pulicoro nasce a livello nazionale dalla volontà di quella che è la Conferenza Episcopale Italiana di avere uno sguardo d'attenzione a quello che è il mondo, a quello che è il mondo giovanile. E sono tante in Italia le diocesi che sposano questo progetto e anche la nostra diocesi di Oristano, per volontà di Sua Eccellenza, ha attivato la presenza del progetto sul nostro territorio, un progetto che vede coinvolte le tre pastorali, la pastorale giovanile, la pastorale sociale del lavoro e quella che è la pastorale della carità, quindi la Caritas. Questi tre uffici diocesani insieme vanno a coordinare quella che è la figura dell'animatore di comunità. E il ruolo dell'animatore di comunità dentro quella che è la diocesi è in un certo qual modo la promozione di quella che è la realtà imprenditoriale giovanile. A volte si confonde un po' il Policoro come uno sportello per l'impiego, quindi un ufficio nel quale ci si affaccia per trovare un posto di lavoro, ma in realtà l'ufficio del Policoro ha come obiettivo quello di accompagnare e sostenere i ragazzi che hanno un'idea imprenditoriale. Quindi è una sorta di officina nella quale i ragazzi possono trovare quell'accompagnamento necessario per dare forma e dare poi vita a quelle che sono le loro idee, a quelli che sono i loro sogni. Grazie davvero all'impegno della diocesi che ha messo in campo quelle che sono le necessarie risorse economiche, da vario tempo, ma anche in questi ultimi 3 anni, abbiamo portato avanti la presenza del progetto dentro la nostra diocesi. Quindi l'animatore di comunità, coordinato dalle tre pastorali, ha svolto vari servizi e non da ultimo quello più importante, cioè l'accompagnamento dei giovani verso la realizzazione e la concretizzazione di un gesto concreto. Gesto concreto sta a indicare tutte quelle idee giovanili che poi vengono sposate, vengono riconosciute sostenibili, vengono riconosciute inserite dentro quel contesto di morale che viene proposto dalla dottrina sociale della Chiesa. E una volta ecco che queste idee giovanili vengono in un certo qual modo selezionate, accompagnate, vengono poi certificate, tra virgolette, con questo termine, gesto concreto, cioè quello che tu stai proponendo, quella che è la tua idea, è un qualcosa che si può realizzare, si può concretizzare ed è il frutto anche di un incontro concreto tra due realtà, la realtà giovanile e la realtà di quello che è il mondo della Chiesa, il mondo della nostra diocesi. Grazie Matteo, non so se possiamo lasciare la parola a Daniel, che ci spiega un po' il suo ruolo e poi anche l'esperienza di questi 3 anni e come appunto si è un po' poi realizzato questo gesto concreto. Meloni. Sì. Innanzitutto, prima di iniziare a spiegare un po' questi 3 anni, mi preme ringraziare chi 3 anni fa ha deciso di darmi fiducia per questo mandato, quindi Sua Eccellenza, la signora Giovanna Lai, Don Roberto e Don Matteo, che sono appunto i 3 piedi, i 3 sostegni di questo progetto dell'animatore di comunità e che senza i quali non è possibile sviluppare sul territorio qualcosa di vivo. È sicuramente stata un'esperienza non convenzionale perché pronti via c'è stata la pandemia che ha stravolto un po' i piani, quindi anche a distanza. Il primo anno di progetto Policoro prevede 12 mesi di formazione per acquisire le competenze necessarie per poterle poi
mettere sul territorio a disposizione appunto dei giovani che hanno delle idee e che hanno la volontà di restare sul territorio e di sviluppare qualcosa di nuovo, ma anche lavorativamente parlando, di sostenibile nella terra dove sono nati. Questa è la finalità del progetto. Fin dall'inizio l'animatore deve porsi degli obiettivi. L'obiettivo che mi sono posto io in comune accordo con le tre pastorali è stato quello di dar vita a un gesto concreto. Il gesto concreto altro non è che un'attività lavorativa nata in diocesi, quindi sul nostro territorio, da parte di un giovane. Come è stato possibile seguire questo percorso? Sicuramente collaborando in maniera comune, ma anche in maniera distinta con le tre pastorali e anche con le altre associazioni, quindi facendo rete. Degli esempi possono essere le iniziative che abbiamo portato avanti in collaborazione con la pastorale sociale, quindi con Don Roberto, quando abbiamo costruito una rete sul territorio con le ACLI, ma anche con Conf Cooperative, e quando abbiamo avuto dei confronti con dei professionisti del settore, delle nuove start-up, arrivati anche da fuori della diocesi, oppure con un confronto con altre realtà già sviluppate per esperienza della pastorale sociale, con dei giovani che stavano cercando e stanno cercando di costituire una cooperativa. Mi viene in mente un gesto concreto che poi non è, diciamo, tutti gli effetti riconosciuto, che è stato portato avanti soprattutto grazie a signora Giovanna, con la quale abbiamo collaborato, o meglio ho collaborato, ho avuto modo di aiutare signora Giovanna nell'importante iniziativa volta ad aiutare la pediatria dell'ospedale di San Martino di Oristano, oppure quando insieme alla pastorale giovanile abbiamo diffuso appunto il bando che poi tutti e tre i nuovi imprenditori hanno sposato e a cui hanno partecipato, che le creatività, e quindi con Don Matteo siamo andati un po' in giro per la diocesi a pubblicizzarlo, a farlo conoscere, a parlare con i giovani, a promuoverlo, insomma. Tutte queste sono le azioni che in questi tre anni sono state portate avanti. A conclusione di questo percorso, sicuramente gratificante arrivare oggi a presentare la nascita di tre nuovi gesti concreti, anche perché sono i primi della nostra diocesi, sono frutto della collaborazione appunto delle tre pastorali, dell'animatore e di tutta la filiera. Okay. Ecco, adesso forse lasciamo a loro la parola e poi di nuovo a te, perché anche tu sei c'è Andrea, Simona e Daniel, che anche lui poi ci spiegherà. Sono Andrea, vuoi cominciare tu? Simona, sì. Addirittura. Il progetto che abbiamo presentato alla Caritas Italiana, alla Diocesi di Oristano, nasce per l'amore per la natura e il mondo delle api. Infatti sappiamo tutti che attualmente a causa dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento, le api allo stato naturale ormai sono cosa rara, diciamo. Quindi noi vogliamo intervenire in questo senso e offrire non soltanto un prodotto fine a se stesso, ma anche delle attività appunto legate a questo mondo. Quindi offrire al cliente la possibilità di assaggiare direttamente sul campo il prodotto, vedere dove nasce il miele e come nasce il miele, e poi anche la possibilità di avere delle etichette, delle confezioni diciamo personalizzate, vogliamo anche creare degli eventi a tema appunto per offrirli ai nostri clienti. Simona, scusa, il titolo un po' del progetto è un titolo diciamo specifico? Sì, allora, Cuore e Ali per l'ambiente, quindi il nostro cuore. Cuore e ali per l'ambiente. E le ali delle api. Sì,
Si insegna? Si a mano? Sì, si a mano. Quindi crea anche un laboratorio dove appunto anche è possibile visitare e vedere tutti i processi della... È già attivo questo no, progetto? Non ancora. Quando metterà il progetto? Spero quest'anno. E niente, ringrazio a tutti per questa possibilità che ci è stata data. Ecco, quest'anno è gratuito, ma non è non per... ma sì, giustamente. Per il nuovo anno che verrà. Per il nuovo anno. Non so se volete chiedere qualcosa a Simone. È molto interessante questo tema delle api. Sì, apicoltura no, ma cioè siamo noi apicoltori che seguiamo le varie fioriture nel territorio, come per esempio la fioritura degli agrumi che sta per esempio a Minis o a Zerfalino, quindi portiamo noi le api Sola Russa nel territorio, oppure il corbezzolo, quindi nel Monte Grigine. Perché poi il miele ha differenti sapori a seconda possiamo produrre il miele di eucalipto, di corbezzolo. Una domanda che forse non è molto pertinente, però il problema è che oggi, siccome il cortile ha una pianta di corbezzolo e c'è anche una colonia di api, come faccio a liberarla? Nel senso fare delle cose? Bisogna chiamare l'apicoltore. Sì, è un mondo affascinante il mondo delle api. Poi con questi cambiamenti climatici, insomma, a parte che senza le api il mondo finirebbe entro 2 anni, quindi cerchiamo di dare il nostro contributo per quello che è possibile. L'altro giorno leggevo una frase, adesso non mi ricordo di chi, ma è interessante, a proposito di questo, diceva: quello che riguarda un'ape riguarda tutto l'alveare. Sì, perché è una famiglia molto unita. Sì, lo possiamo applicare appunto al contesto umano, naturalmente. Grazie Simone. Dicendo anche che questo progetto forse riguarda anche la salvaguardia del creato, perché praticamente essendo itinerante si sfruttano anche le peculiarità di quel determinato terreno per la produzione del miele. Sì, volevamo anche, se possibile, integrare anche con delle specie autoctone vegetali per migliorare appunto il territorio. Ho anche già promosso dei progetti in licenza con le scuole nei territori colpiti dagli incendi come Santo Sturgione e Cuglieri. Scusami Simona, chi fa parte di questo progetto per te? Il mio ragazzo che si chiama Alessandro. Quindi siete due? Sì. E appunto è uno dei progetti che ha ricevuto la promozione, il plauso e la scelta da parte del Comitato Nazionale. Allora Andrea. Ciao a tutti, io sono Andrea Pirotti, ho 33 anni e fino a oggi, a breve, resta ancora una settimana. Pirotti. Non vi abbiamo chiesto la provenienza, ecco, tra Mazza e per l'orgoglio nazionale del paese. E fino a oggi lavoravo in una palestra. Invece adesso, grazie a questo progetto, in teoria, ho deciso di aprire una piccola agenzia che si occupa di marketing e di pubblicità. Quindi aiutare le aziende o anche dalle piccole alle medie, alle più grandi oppure anche solo il privato a creare da zero oppure gestire la propria figura e la propria immagine, sia in quanto riguarda le piattaforme social che anche nei siti web o in qualsiasi altra piattaforma. Ma non la pubblicità che quelle che scattiamo con il tuo... Sono armato di telecomando per la mia commenda, tacchi immediatamente, guarda, una gioia in me. No, si tratta di creare del materiale per foto, riguardo alle foto, riguardo i video, per da sfruttare poi all'azienda, per l'azienda. E questa cosa è nata quasi in maniera spontanea e di necessità nel periodo di lockdown, perché essendo uno dei più colpiti, un settore più colpito che quello dello sport, nella prima pandemia mi sono trovato quasi senza lavoro, quindi dovevo sbarcare il lunario oppure aggiungere altri tasselli per arrivare diciamo anche a fine mese. Quindi ho cominciato a intraprendere questa strada che mi ha portato piano piano ad avere sempre più richiesta e fino a concretizzarla effettivamente.
è il progetto che è grazie a Matteo, Easy Reclam. Easy Reclam. E poi casualmente un giorno Don Matteo è frequentatore assiduo della mia palestra, anzi della palestra quella roba, e mi ha buttato quasi scherzando l'anno e invece sono qua. Quindi grazie. E niente, sono molto contento di aver partecipato, di aver conosciuto anche un sacco di persone che finalmente non avevano niente a che fare con me, però abbiamo scoperto più cose in comune. Sì, però io, perdono, una domanda cattivella che devo fare. Il tipo di pubblicità, il messaggio che tu predisponi, prepari per le aziende, chiaramente, visto e considerato che c'è la Chiesa anche in mezzo, saranno dei messaggi che hanno una certa moralità, che sono ben strutturati sotto questo aspetto. Assolutamente, anche perché tutti i social ormai sono, diciamo, puniscono chi non rispetta una certa moralità, eccetera. Quindi anche messaggi troppo spinti, troppo volgari, ma anche solo troppo insistenti, vengono bannati. Io credo, a parte che c'è un codice, un codice deontologico. Che dovreste avere anche voi, naturalmente. Se noi ce l'abbiamo, ce l'avete. Quindi un codice sull'uso della scrittura, che serve. Allora, quello che si criticava nel passato era questo, cioè se mi devi vendere una birra, non c'è forse bisogno di mostrare la tetta, cioè ridurre un'immagine femminile, no? È questo un po'. Invece volevo dire ad Andrea una piccola provocazione, quindi voglio dire, potresti aiutare già Simone a creare la pubblicità e anche noi con la nome. La cosa bella è che non c'è un limite, quindi dalla piccola impresa ripeto al singolo, quindi magari c'è Simone che si vuole creare una, no, non solo una pagina, ma anche una figura, un aspetto che riguarda la sua azienda e l'internet. Sul quale non si sa da chi sono, mi sembra di no, non c'è, però occhio, ci fa molto tu piacere. Sei già operativo, quindi diciamo che sto facendo il mio, però ovviamente devo rendere tutto funzionale e come professionale, come professionista. Grazie Andrea. Daniel, anche c'è un progetto. Sì, una piccolissima premessa per rispondere forse a qualche dubbio. Le tre attività hanno partecipato al bando, ma a metà gennaio aspettiamo il via libera definitivo, quindi tutti e tre siamo più o meno operativi, ma in maniera definitiva, quindi l'apertura della partita IVA, queste cose sarà, cioè, per nuovo, è imminente, insomma, se anche l'ultimo step con il business plan l'aveva passato. La mia attività si chiama Salute della Zia Domantiglia, a luogo Zia Domantiglia. A luogo si trova comunque a Villorvana, che è il mio paese. Eccoci qua. E si tratta di una piccola casa museo esperienziale. È una dimora storica, diciamo, del primo Novecento, una casa padronale. Tanto siamo tutti non mi è sfuggito. Bene. E si propone di far conoscere e rivivere le nuove generazioni, ma anche a quelle un po' più datate, e quelle che sono le nostre peculiarità, ovvero nelle tradizioni popolari e nelle tradizioni culinarie, quindi laboratori di caseificazione, laboratori di panificazione soprattutto, anche perché il vostro piccolo centro è particolarmente legato alla panificazione tradizionale. Sono delle attività che già da qualche tempo portiamo avanti in forma di associazione con altri amici, diciamo, coinvolti in questo progetto. Con i quali abbiamo dato nuovamente vita a una bottega storica che da fine anni 30 ai primi anni 90 ha operato sulla nostra comunità,
una delle tante piccole botteghe di Rione, erano presenti in tutti i paesi. Esatto. Quindi abbiamo riqualificato un po' lo stabile, abbiamo recuperato vecchi arredi, utensili, insomma un po' di tutto, e la location diciamo che è databile intorno agli anni 50, quindi è un po' come fare il salto nel tempo quando si entra all'interno della casa. Tutte le attività vengono svolte in questa location, proponendo al visitatore delle esperienze vive e attive, quindi non da semplici spettatori, ma mettendo le mani in pasta, senza vender loro niente di commerciale, ma facendo vedere quella che era veramente la realtà delle cose, perché spesso e volentieri noi sardi in primis abbiamo venduto un prodotto commerciale facendo anche diversi strafalcioni, insomma, vendendoci anche un po' male. Tante volte invece è bene ricordarci da dove arriviamo, cosa possiamo offrire, ovviamente con lo sguardo sempre proiettato al futuro, proponendolo quindi con un sito web adeguato, con un e-commerce per i prodotti e così via, per le esperienze. Ecco quello che abbiamo adesso, perché insomma sì, questa... è un taglio molto culturale, diciamo. Sì. E questi prodotti poi dove verranno venduti? I prodotti in questo momento sono delle esperienze, vengono vendute e verranno vendute tramite le pagine social dell'attività e un sito internet che andremo a costruire. Grazie. Grazie. Io restituisco la parola a Don Matteo, così ci aiuta a capire anche gli altri elementi di questi progetti, compreso il tema finanziario. Allora, ecco, questa che abbiamo raccontato è la storia del Policoro, quindi il servizio del Policoro ha individuato, intercettato questi tre ragazzi, questi tre loro sogni, questi tre loro desideri, e attraverso un'analisi di quella che era l'idea di fondo li ha potuti definire gesti concreti, cioè gesti che possono essere sostenibili, che chiaramente rispettano quelli che sono i requisiti della morale proposta dalla dottrina sociale della Chiesa. Però poi c'è una storia dentro la storia, no? Nel senso che il gesto concreto non basta che il Policoro riconosca questo sogno come un gesto concreto. Il gesto concreto poi per realizzarsi e concretizzarsi ha bisogno chiaramente di quello che è un contributo finanziario. E fondamentalmente il Policoro aiuta i ragazzi dal punto di vista economico attraverso due canali. Alcune volte, spesso, laddove la situazione economica lo permette, e la diocesi stessa, magari affiancata dalla Caritas, a mettere a disposizione quello che può essere un finanziamento per la creazione di nuove start-up. Questo è il primo canale. Il secondo canale è invece tutta quella rete di relazioni che il Policoro ha con il mondo, tra virgolette, al di fuori della diocesi, al di fuori di quello che è l'ambiente diocesano. Per esempio il progetto Policoro è partner di quello che è il bando Resto al Sud, che un po' tutti conosciamo, volto a promuovere la creazione di realtà imprenditoriali nel sud dell'Italia, e sono tanti altri i bandi nei quali il progetto Policoro compare come partner. Nel nostro caso questi tre gesti concreti prenderanno forma e prenderanno vita attraverso un'opportunità che è stata offerta da Caritas Italiana nel mese di maggio di quest'anno, nel mese di maggio appena trascorso, attraverso Giovanna, la direttrice quindi della Caritas diocesana. L'animatore del Policoro ha saputo della presenza di questo bando. Caritas Italiana a maggio ha proposto un bando per la creazione di nuove start-up, che come obiettivo finale era quello di finanziare i due terzi della nascita di una nuova attività con un massimo di 20.000 euro. Quindi venivano finanziati un massimo di 20.000 euro a fondo perduto. Appena Giovanna ha avvisato Daniel, chiaramente ci siamo messi in moto e alcune amministrazioni comunali, penso all'amministrazione comunale di Gnoneti, di Bulatti, ha contattato direttamente
la Caritas diocesana, che poi ha rimandato a noi la richiesta di informazioni. Quindi abbiamo un po' girato il territorio, abbiamo fatto conoscere la presenza di questo bando da parte di Caritas Italiana e chiaramente abbiamo coinvolto i tre ragazzi che già in un certo qual modo conoscevamo. Cosa è successo? È successo che dalla nostra diocesi, nella nostra diocesi abbiamo intercettato fondamentalmente 8 giovani, 5 dei quali hanno potuto presentare la domanda a Caritas Italiana, gli altri no perché mancavano dei requisiti fondamentali. Di questi 5 che hanno presentato la domanda a Caritas Italiana, 3 sono stati selezionati, e sono Daniel, Simona e Andrea. 5. Quindi questo dimostra che c'è anche una bella selezione. 5 e 3 sono stati selezionati. Sì, devo avere i criteri. Ci sono due aspetti, questo insieme di numeri un po' ci racconta. Anzitutto 8 giovani che si sono affacciati e ci hanno chiesto comunque sia informazioni su questo bando, sono pochi ma alla fine sono tanti. Cioè ci dicono che nel nostro territorio i ragazzi hanno voglia di stare sul territorio, hanno voglia di lavorare, hanno voglia e hanno idee imprenditoriali. Quindi questo davvero ci rincuora, ci dice che c'è una certa vivacità. E poi, se ci pensiamo, è anche un po' una punta d'orgoglio, perché a livello nazionale sono state presentate forse 58 domande. Quindi è un bando che per vari motivi non ha avuto un grandissimo successo. E di queste 58, 5 erano della nostra diocesi. Sì. 5 erano della nostra diocesi. Allora, sono gli unici di tutta la Sardegna, quindi? No, c'è un altro ragazzo della diocesi di Alsterralba. Della diocesi nostra. Probabilmente anche la conoscenza del bando gioca molto, no? Il fatto dell'informazione, perché magari il mondo dei giovani non è attento a questo tipo di bando, bisogna stimolare. Non è stato raggiunto. Ha visto, ci siamo orgogliosi. Sì, sì, sì. Quindi ecco, i tre ragazzi sono stati selezionati, si sono messi in gioco. Perché questo va detto, cioè è vero, la Caritas ti dà questo contributo economico a fondo perduto, che non è neanche poco, si tratta di 20.000 euro, fino a 20.000 euro, però dietro ci deve essere anche un rapporto di relazione, quindi i ragazzi hanno fatto un percorso di formazione, sono stati accompagnati, hanno partecipato a degli incontri a Roma insieme a tutti gli altri ragazzi. In quest'anno, sì, in questi mesi anzi, e gli sono stati dati un po' tutti quegli aiuti necessari per dare forma alla loro idea, perché un conto avere un'idea, un conto poi concretizzarla e comprenderla. Allora, siamo arrivati alla conclusione, a metà del mese di gennaio ci sarà l'ultima parte, l'ultima approvazione, ma noi siamo molto fiduciosi e siamo quasi sicuri, ecco, che i nostri ragazzi potranno davvero dar vita a quelle che sono queste tre attività, a questi tre gesti concreti che diventano davvero concretezza nel nostro territorio. Ma è una cosa, bene. Quindi devono rimanere aperte per un certo periodo. Allora, Caritas Italiana da questo punto di vista è stata molto, cioè ha pensato molto bene la cosa, tenendo presente anzitutto il contesto in cui è nato questo bando, cioè il contesto della pandemia. Nasce oltretutto perché un privato ha donato a Caritas un'ingente somma con questo obiettivo: creare realtà imprenditoriali sul territorio nazionale, sul territorio italiano. Siccome Caritas ha ben presente la situazione economica che si vive, quelle che sono le difficoltà anche della creazione di nuove start-up, non ha messo grossi vincoli. Cioè, se la tua idea si regge, se la tua idea ha un business plan che vale, noi ti diamo ciò di cui hai bisogno. Se riesci a portarla avanti bene, se non riesci a portarla avanti, perché a volte ci sono tante altre problematiche esteriori, che concorre con un problema. Per quanto tempo bisogna? Innanzitutto diciamo che le spese che andremo a affrontare devono riguardare comunque delle cose prettamente legate alle attività,
con il vincolo che tutto ciò che verrà acquistato è debitamente documentato, venga utilizzato a quel fine per i prossimi 5 anni. Poi quelli che sono i veri e propri vincoli economici li vedremo a metà gennaio con la stipula del contratto, se saremo capaci di superare anche l'ultimo step del business plan. Vero è che però in questo percorso abbiamo superato tanti ostacoli, tanto è vero che i progetti che arrivano all'ultimo step non sono 55 o 50, ma sono una trentina. Quindi una grande scrematura c'è già stata, noi per fortuna ancora siamo in gioco, quindi c'erano dei paletti ben precisi, uno dei quali era anche mettere un terzo del volume economico totale da parte nostra, quindi insomma non era così scontato e semplice, però adesso vediamo bene. Bene. Allora, grazie. Io, scusi padre Roberto, un'ultima domanda. Siccome è stato detto, speriamo sia di contagio per altri giovani, Daniel, hai detto che finisce adesso il triennio, sì. Ma il progetto Policoro continua. In che forma, che proposte insomma per il proseguo? Allora, il progetto Policoro continua, io termino il mio triennio, cioè il primo anno di formazione e gli altri due anni di attività vera e propria. Nell'ultimo anno ho avuto il piacere, ma anche il dovere, di affiancare la nuova animatrice, che sarà Morena Carta di Ardauli, che oggi non è potuta essere presente per problemi personali, e sarà lei a continuare il mandato del progetto Policoro per i prossimi due anni, perché finisce il 31 dicembre l'anno di formazione per l'acquisizione delle competenze necessarie. C'è da dire che la pandemia è finita, sono finite anche alcune problematiche che abbiamo avuto in diocesi legate allo spostamento della sede della Caritas, quindi al trovare uno spazio fisico per aprire il centro servizi, e grazie all'impegno appunto delle pastorali, di Sua Eccellenza, di Don Matteo come tutor, abbiamo trovato finalmente lo spazio anche per il centro servizi, quindi l'animatore di comunità potrà portare avanti il suo servizio non solo in maniera digitale, ma anche in maniera fisica con l'apertura del centro servizi qui a Rodestana. Quindi c'è un riferimento per i giovani della nostra diocesi, in diocesi. C'è un riferimento, e la cosa più importante è che anche grazie a voi si conoscerà di più questo progetto, che ha tante potenzialità, può dare sostegno ai giovani e spesso e volentieri però non è conosciuto. Speriamo che succeda con il Coplicolo, stiamo parlando di startup. Sì. Adesso speriamo di incontrarci a fine gennaio, magari di andare a visitare proprio le tre realtà. Sì, sarebbe interessante. Sarebbe molto, molto interessante. Bene. Una chiesa planta proprio dalla integrazione della provincia del sito. Sì, sì. Se non ci sono alternative, credo che siano state studiate bene. Sì, sì. A occhio. Bene, allora vi ringraziamo. Io non voglio aggiungere molte cose, se non una brevissima considerazione. Qui ci sono tre realtà che nel passato hanno avuto una certa fatica a dialogare tra di loro, e sono i giovani, il lavoro e le opportunità. Giovani e lavoro, diciamo che qui da noi in Italia, per non parlare della Sardegna, che è ancora anche più penalizzata, hanno avuto e hanno una certa fatica a dialogare tra di loro. Quindi questa da avere un'occasione da non perdere e da pubblicizzare, perché finalmente dialogano dei giovani con la loro creatività, la loro voglia e lo spazio che è loro dovuto, perché nel nostro mondo adulto noi sì, parliamo molto di giovani, parliamo molto di lavoro, ma poi non riusciamo a mettere insieme le due cose. E poi c'è il terzo elemento, che è l'opportunità, cioè lasciare alla creatività anche dei ragazzi, di questi giovani, abbiamo sentito, di aprire nuove strade, perché appunto oggi il lavoro si è trasformato nella nostra società. Il lavoro è fatto di tanti aspetti in cui entra la tradizione,
entra il digitale, entra la natura, e allora mi pare che queste tre idee che hanno loro siano quasi emblematiche, no? Di come si potrebbe andare avanti. Quindi è bello questo dialogo tra queste tre realtà che viene avviato attraverso di loro. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Un paese.